Buonasera a tutti, io sono Giovanni e sono frequento secondo anno del Centro Sperimentale di Palermo, sono di Venezia, ho studiato di storia e il nostro corso si concentra sui documentari e come avete potuto vedere insomma è pronta. Vabbè, abbiamo Roberto Interosso, collega e colleghi del Giovanni Pellegrini. Sì, insomma, l'approccio che insomma, abbiamo cercato di dare è appunto uno stretto legame con la realtà. Purtroppo non abbiamo avuto modo di poter fare un momento di osservazione un po' più efficace, però quello che ci siamo trovati davanti abbiamo cercato subito di riuscire a riassumere in qualche maniera il nostro punto di vista. Sono arrivati a Pozzago, ma visto prima è un pomeriggio che siamo lasciati suggestionare da un paesaggio umano e abbiamo colto queste cose. Tanto a guardare all'acqua con quando si rompe. Bastoni. No, spada denaro. Bastoni. Ah, usci. Aprisco la ghita. Vai, vamo a fare mangiare. Ma oggi io ce la faccio. Uscì. Gino, sì, a primo figlio, faccio conto. Lega lì per fare cannola, usando che ti mamma. Aspetta, su fai due. Falla come vuoi, sempre a cucuzza. Mostura, mentre c'è una basazza. Che faccio? Poi metto lo soli. Sono arrivato sul 7, cioè li ho disturbati molto. Non sono riuscito a disturbarvi abbastanza da farvi fare una cosa che mi piace, perché ha in sé due elementi che a me piacciono molto perché li ho praticati, li pratico a volte l'abbandono. Uno è la macchina a mano, di cui sono un fanatico assoluto, non parlo dell'estetica, macchina proprio a mano, come avete fatto voi in diretta, nel reportage, poi si vedrà un pezzetto di qualcosa che ho fatto del genere. E l'altra di una bellissima inquadratura interna, luce naturale, che è stata anche quella una passione che mi ha accompagnato una ventina d'anni, poi mi sono stancato, ho voluto fare delle cose completamente irreali, però è realizzato benissimo. Quindi complessivamente questo alternarsi, no? Di riprese dal vero, molto viva, a delle cose più contemplative che entrambi esistono nel vostro film, mi è piaciuto molto. Mi è colpita una frase che avete detto, perché hai detto ci siamo lasciati suggestionare, ed è bellissimo perché avete fatto passare la suggestione. Tu hai detto... siamo arrivati, non conoscevamo niente, ci siamo fatti colpire dal panorama anche umano. Ecco, ti fa venire voglia di approfondirlo e ti fa venire proprio voglia di dire come è finito ancora, fammi vedere qualche cos'altro. Quindi in questo credo che sia assolutamente centrato l'obiettivo. Sono completamente allineato con quello che ha detto lei, cioè è molto interessante, no? È molto fedele la realtà a quello che abbiamo vissuto anche questa giornata, il paesaggio umano, come dicevi tu. Alla fine finisce e hai voglia di vedere ancora. Quindi per cui credo sia un gran bel complimento, no? Grazie. Sì, anche a me, questi continui stacchi appunto fra il paesaggio e le persone, secondo me è costruito bene. Non è uno spot, però si fa guardare. Bellissimi rumori, i silenzi. L'allontanamento dal rumore, quindi con un senso bellissima inquadratura all'interno dal vero è Caravaggesca. E se effettivamente non l'avevate pensato, ma avete semplicemente raccolto quello che avete trovato arrivando, è un bellissimo lavoro. Erika Negri? Secondo me si vede che siete documentaristi. Sì, perché è una cifra diversa, diciamo, dagli spot che abbiamo visto adesso, quasi fosse meno spot e più documentario, per cui vai a indagare la realtà che è sia paesaggistica, sia dal punto di vista dell'architettura, sia umana,
io avrei voluto giocare a carte con sì, questi signori in mezzo a questo bel panorama, per cui assolutamente arriva preciso, bello, girato bene, bravo. Bella l'impostazione delle riprese, assolutamente, è appunto un inizio di reportage concentrato, è un prologo concentrato di un reportage, quindi complimenti. Buona la macchina, buoni i fuochi, non so chi se ne è occupato, complimenti. Bene, grazie a Marco. Utilizzo le ottiche fisse, le esposizioni sono buone, ben confezionato tecnicamente. Anch'io sono coautore, perché gli ho chiesto di una bandierina per levare la luce del cielo. La posizione! Vabbè, allora se voi non state aiutati non vale. È domanda quindi.